Allora, siamo arrivati a martedì 28 settembre, buongiorno e ben ritrovati a tutti voi cari telespettatori di Fano TV, sintonizzati sul canale 17 del Digitale Terrestre, da tutta la Regione Marche. Un buongiorno anche a coloro che ci seguono su Facebook tutte le mattine, poi dirò qualcosa su Facebook perché ieri ci hanno fatto i complimenti addirittura perché stiamo ottenendo dei risultati straordinari su questa piattaforma, quindi vi dirò anche qualcosa lì. E adesso andiamo a vedere il santo di oggi, il santo lo vediamo insieme, San Venceslao, il sole sorgerà tra un minuto alle 7.02 e tramonterà alle 18.55. Diamo uno sguardo al tempo come sempre, il sito è della Protezione Civile delle Marche che per oggi indica cielo parzialmente nuvoloso con una mattinata con dei banchi di nuvole basse, poi invece sarà poco nuvoloso nel pomeriggio, non si escludono brevi isolati fenomeni in mattinata. Poi nella giornata di domani, mercoledì 29, ancora un po' di pioggia soprattutto con locali rovescio temporali nelle ore centrali nel settore interno, quindi in montagna, vedete centro-sud della regione, le temperature in aumento. Giovedì 30 invece ecco il peggioramento, avremo piogge sparse, prevalente carattere di rovescio o temporale, improbabile esaurimento nel corso del pomeriggio, temperature ovviamente quando c'è il tempo brutto in diminuzione, tempo stabile nel fine settimana. Allora no, dicevamo di Facebook soltanto per dirvi ecco grazie soprattutto ai tantissimi che ci stanno seguendo, è un po' non solo dalla regione ma anche un po' da tutta Italia. Dicevo ieri, come ogni mese, ho l'appuntamento con il media expert, l'esperto media di Facebook, lui in Irlanda, ci segue, Occhio alla Notizia è stata scelta come pagina che garantisce numeri ed è in pieno sviluppo, e effettivamente i numeri ci sono stati perché anch'io ho avuto questa sorpresa, eravamo qualche mese fa 25.000 persone che ci seguivano, siamo già arrivati a 40.624 persone che seguono questa pagina, stanno andando molto bene anche i video e quindi grazie ovviamente per tutto questo. Adesso invece andiamo a vedere i giornali, cominciamo dal Resto del Carlino di Pesaro, in realtà vediamo le due prime pagine. Allora, i rifiuti, il tema dei rifiuti è l'apertura di oggi, tra i sindaci è subito scontro, Fano e San Costanzo pongono i veti su discariche TMB, critiche da Urbino e Tavuglia dice poco responsabili, mentre a centro pagina la fotonotizia è per il laureato è un laureato DOC famoso perché è il commissario tecnico della nazionale italiana, Mancini, al CT degli Azzurri, il diploma di scienza dello sport, bagno di folla a Urbino, infatti il CT della nazionale con il tocco al Teatro Sanzio di Urbino. E a sinistra invece vedete nella fotografia alcuni ragazzini che gli hanno chiesto, come sempre, insomma, gli autografi. Tassa sull'ombra, il caso a Fano, tassa sull'ombra, il comune aumenta questa tassa e i negozianti insorgono. E poi al via nel fine settimana invece a Pesaro la mostra dei fiori, un'edizione con gli hobbisti e ricordiamo che a differenza di Fano a Pesaro ma questo non avevamo dubbi, sarà necessario il Green Pass perché ovviamente in piazza a Pesaro c'è il virus, invece a Fano il virus no. Dipendenti pubblici, lavoro agile addio, 200 dipendenti pubblici torneranno in ufficio dopo lo smart working e poi un pensionato che è stato ripreso dalle telecamere mentre tagliava la sella di uno scooter, quindi pensionato ma vandalo, titola il giornale. Poi Vis a caccia del riscatto contro la Viterbese, oggi la trasferta dopo la batosta casalinga e poi sempre Fano rinviato ottobre, date probabili 6 o 13, il match dopo l'infortunio all'arbitro. Ricorderete insomma domenica il Fano che era impegnato fuori casa per la prima di campionato, non al 14esimo più o meno, si è dovuto fermare nel primo tempo perché l'arbitro ha avuto un problema al polpaccio. Andiamo adesso a vedere invece la prima pagina del Corriere Adriatico. Ricci, l'ospedale a Muraglia, perentoria reazione del sindaco all'orientamento preferenziale della regione per il sito di case bruciate. Acquaroli lo sa,
ho dato 3 precondizioni per l'accordo. Basta perdere tempo per assessori fantasiosi. A centropagina invece l'analisi di industriali e sindacati, l'economia in ripresa, lavoro precario. Poi qui di spalla invece il vademecum, le fake news sui vaccini, dai microchip alle calamite. Questo è l'articolo sul Corriere Adriatico. È curioso come i giornali scrivano e continuino a scrivere di fake news. Loro invece le news proprio non le nascondono, come è successo con la protesta dei camionisti. Sia il Resto del Carlino, che ho visto stamattina, che il Corriere Adriatico, nemmeno una riga su tutto quello che è successo ieri sulle autostrade italiane. E quindi loro che parlano di fake news poi in realtà sono i primi che le nascondono, quindi qualcosa non torna. Le fioriere Tappo invece a Pesaro allagano la strada, residenti in rivolta, e a Fano invece assunzione anomala, ASET adesso chiede un parere legale, e poi sempre da Fano procacciatore d'affari condannato per droga a 6 anni di carcere. Infine, sempre dalla prima del Corriere Adriatico, di taglio basso, il Mazzanti, il CT è il commissario tecnico della pallavolo femminile, Mazzanti, marottese, al Quirinale, sale in cattedra, applaudito da Mattarella. E poi un altro, marchigiano doc, festa Mancini con la laurea honoris causa, invece all'Università di Urbino. Dicevamo... Allora, non c'è altro da segnalare sui giornali di interessante questa mattina, almeno a mio giudizio. Non ci sono, come dicevo, notizie che riguardano invece questa manifestazione alla quale, che c'è stata ieri e che proseguirà nei prossimi giorni contro la tessera verde, questa tessera incostituzionale. Allora, vi faccio vedere com'è andata nelle autostrade italiane con questo video, e con questo ci salutiamo. Buona giornata a tutti voi. Ragazzi, davanti abbiamo il deserto, ma dietro abbiamo 2 smart che bloccano tutto, un camion e gli altri camion fermi. Noi qui ce la stiamo mettendo tutta. Signori, abbiamo cominciato da Francavilla verso Pescara Ovest, 15:17. Già stiamo facendo smadonnare un po' di camionisti dietro di noi. Siamo io e Alessandra. Veniteci a dare una mano, per piacere. Fateci un in bocca al lupo, aiutateci in qualche modo. Più siamo, meglio è, dai! Siamo in 2 macchine. Abbiamo bloccato l'ingresso di Varese. Anzi, l'uscita di Varese. Guardate che fila! Questo è il nostro eroe sull'SP40. No Green Pass. Ha fatto tutta la statale a 30 all'ora. Ha fatto davvero un botto di coda. Adesso sono riuscito a raggiungerlo. Dai ragazzi! Fermi completi. Davanti niente. Qua dietro il delirio. Tutti fermi. Non abbiamo il Green Pass, non va! Ci sono i camion grandi! Mi hanno bloccato e questa è la coda! Ci sono 4 camion che si sono messi davanti, protesta no Green Pass c'è, fate girare il video, c'è, chilometri di coda, la polizia che cerca di raggiungere ma non riesce, quindi condividete! Ci siamo, no Green Pass! Noi qua rallentiamo tutto, ce ne sbattiamo il... A posto, le abbiamo occupate tutte e 3! Vabbè, qui sono 3 infatti. Meraviglia!